LinkedIn e Ikigai sono due cose che apparentemente non ci azzeccano niente una con l'altra, ma in realtà sono molto molto vicine, hanno tanti punti di contatto quando parliamo appunto di trovare la propria strada e sviluppare la propria carriera. Quindi a questo punto lo presento, lo invito qua virtualmente a fianco a me, Riccardo Germani, ciao, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Benvenuto, tu sei uno psicologo, un career coach, sei in un momento di grande crescita professionale e di grande crescita di visibilità su LinkedIn, perché stai pubblicando tanto, hai molta visibilità, quindi chi meglio di te oggi per parlare di questo argomento? Raccontaci Grazie. Un po' cosa fai per chi non ti conosce. Ok, sì, allora, come anticipato sono psicologo e ho una formazione in psicologia clinica, e però diciamo che penso che sia importante parlare di come questo tipo di formazione può essere utile per aiutare le persone a sviluppare un percorso professionale adeguato, appagante, in linea con appunto quello che è il proprio Ikigai, che adesso magari vedremo un po' meglio. Assolutamente. E quindi appunto sei psicologo, tu lavori direttamente con le persone, svolgi la professione, hai anche una grande passione però per la divulgazione, no? Esatto, sì, io sono content editor al Sant'Agostino, che è una rete di centri medici, e mi occupo appunto della divulgazione della parte psicologica, quindi approfondimenti su questi temi, temi che riguardano le relazioni, la gestione dell'ansia e di altre parti, diciamo, che riguardano più la psicopatologia. E però appunto poi faccio divulgazione anche sul mio blog, su varie riviste, con interviste, ecco, anche sui temi un po' di attualità. Partiamo dalla nostra parola chiave, quella sulla base della quale anche noi appunto abbiamo riacceso la nostra conversazione. Proprio evitando ogni possibile fraintendimento, vuoi darci una definizione, così un inquadramento di cosa significa Ikigai? Certo, allora, per farla molto semplice, l'Ikigai può essere la nostra ragion d'essere, la nostra ragione di vita. Il nome, diciamo, deriva da un termine giapponese che in realtà unisce appunto il termine vita, vivere, con un altro termine che è appunto scopo, ragione di vivere. E si associa spesso a questa parola un diagramma molto noto che ho condiviso anch'io. Sono praticamente quattro cerchi che vengono sovrapposti, e l'Ikigai è appunto al centro di questa intersezione, e riguarda quindi quello che siamo capaci di fare e quello di cui il mondo ha bisogno. È un termine un pochino più filosofico per dire in realtà, per riassumere l'idea di un modello di business personale alla fine, perché, come dire, un buon modello di business, questo sia per le aziende che per noi come persone, implica una proposta di valore che è basata su quello che noi sappiamo fare bene e quello per cui le persone sono disposte a pagare. Tipicamente, se c'è qualcuno disposto a pagare, vuol dire che c'è un bisogno di fondo a cui noi siamo in grado di rispondere. E quindi già questo basterebbe, però l'Ikigai dice anche, ok, se tu riesci a trovare un modello di business in cui inserisci la tua tensione personale verso un obiettivo, uno scopo e un senso di significato, allora hai raggiunto quell'equilibrio che ti aiuta proprio a vivere bene. Voglio aggiungere una nota personale perché appunto il mio commento era proprio quello. Io ho letto, non ho mai fatto un percorso, non ho ancora fatto un percorso approfondito con, tu ti definisci proprio un Ikigai mentor anche, no? Sul tuo profilo, però avevo letto un libro abbastanza popolare su questo tema perché volevo capirne un pochettino quest'estate, è stata una lettura da ombrellone per me quest'estate, eccolo lì. Esatto, e a differenza di quello che faccio di solito, ho letto questo libro con taccuino e penna, cioè ho voluto proprio fare gli esercizi proposti, e per me è stato in qualche modo
illuminante ma rassicurante, cioè non mi ha fatto capire che dovevo cambiare lavoro, nel mio caso mi ha fatto capire che sto facendo una cosa piuttosto vicina al mio Ikigai, in effetti è un lavoro che mi appassiona, sono piuttosto fortunato e contento, insomma. Però qui arriva proprio il punto, no? Per cui persone te o persone come te, perché è un tema abbastanza caldo l'Ikigai, no? Da qualche tempo, lo stanno usando parecchio proprio per aiutare chi, siamo in epoca di grandi dimissioni e tutti questi fenomeni, ha bisogno di magari ritrovare un po' la rotta, correggerla, o ha un malessere che non si spiega quando lavora, no? Esatto, sì, e come dire, è un tema anche molto caldo, non solo per i professionisti, ma proprio anche per le aziende. Siamo di fronte un po' a... siamo a metà in realtà tra la rivoluzione copernicana e la scoperta dell'acqua calda, nel senso che non ci voleva tantissimo a capire che nelle aziende lavorano persone, però d'altra parte forse la pandemia ha un po' fatto accendere la lampadina sulla dimensione psicologica e quindi, come dire, abbiamo una montagna di articoli, ricerche accademiche che ci indicano quali sono gli elementi più importanti per... chiamiamole in modo bello e brillante, talent retention, e sono appunto elementi che hanno a che fare con il senso di significato più profondo, quindi quanto più tu sei in grado di attirare le persone in base al loro ikigai e quanto più tu dipendente ti senti libero di esprimerti anche all'interno di un'azienda, tanto più è facile che poi automaticamente l'azienda cresca e fiorisca in modo più sano. Questo è un punto di vista molto importante, forse anche un po' inaspettato per una conversazione così. Non stiamo appunto parlando solo di il singolo professionista o dipendente, no? Che deve trovarlo per riposizionarsi o essere più felice al lavoro, ma al contrario anche le organizzazioni che possono favorire ai propri dipendenti di trovare la migliore posizione, il miglior modo di esprimersi. E qui adesso arriveremo proprio al collegamento con LinkedIn. Però volevo farti un'altra domanda a questo proposito, perché tu ti confronti ogni giorno nelle tue consulenze psicologiche o pubblicamente sul blog e su LinkedIn con tante persone che magari sono in fase di cambiamento, ricerca lavoro, eccetera. E io ho notato, ma qui smentiscimi o confermami, appunto siamo qua a parlarne, magari anche nei commenti se qualcuno vuole dare un punto di vista, io ho notato che ci sono due macro squadre, sempre per fare un po' il bianco e nero, e tra quelli che sono grandi sostenitori dell'importanza di poter sviluppare una posizione lavorativa in armonia con ciò che piace, che soddisfa, eccetera, e ci sono i disillusi pessimisti, no? Il vecchio qualsiasi lavoro purché serio, diciamo, per dirla un po' con una con un tornello, che invece dicono ma che, cioè, magari ce l'avessi il lavoro, non mi serve nemmeno soddisfare, tanto poi le mie aspettative, no? Tanto poi finito il lavoro, quella è la mia soddisfazione. È una mia percezione, lo confermi? Come si posiziona magari il ragionamento sull'Ikigai in mezzo a questo? Ma allora, io tendenzialmente voglio essere ottimista, nel senso che penso che ci sia sempre un modo per trovare una propria dimensione. Non sempre si può trovare un lavoro che va nella direzione del centro di questi cerchi che è l'Ikigai. A volte magari serve, non so, contornare il lavoro con delle attività che ci fanno sentire più appagati, tipo degli hobby, tipo degli interessi o delle passioni, o un'attività secondaria che magari non è il lavoro principale, però penso che la disillusione, per quanto normale e legittima, non debba fermarci rispetto al cercare sempre un miglioramento. Io capisco molto che ci sono due piani diversi, c'è il piano ideale e dei desideri e dei sogni, e c'è il piano di realtà, cioè se io sono in una zona che non mi dà opportunità, magari non ho più un'età adeguato delle competenze per rilanciarmi, ok, allora prima mettiamo a posto il bisogno di base, no? Che è quello di portare a casa il pane, avere un tetto sopra la testa. Poi però piano piano è anche
importante costruire qualcosa intorno che non ci faccia avere la sensazione tutti i giorni di essere persi e buttare via il nostro tempo. Mi trovi molto d'accordo per quello che può contare la mia opinione, anzi i miei famosi two cents, è che siamo in un'epoca di grandissime opportunità e proprio qua vorrei collegarmi appunto con LinkedIn. Chiaramente ci sono momenti in cui non riusciamo proprio a vederli, no? E vogliamo solo sopravvivere. Però in mezzo a tutti i problemi, i cataclismi, le pandemie, la terza guerra mondiale, forse dietro la porta, non lo so, però in realtà siamo anche grazie alla tecnologia, questo la pandemia ci ha fatto capire, in un momento di grande opportunità per chi vuole cercare il proprio centro e sviluppare anche la propria vita e giornata lavorativa intorno a quello, secondo me, insomma, poi appunto c'è sempre chi non riesce a vederlo, no? O a situazioni più difficili magari. Ecco, nella nostra chiacchierata pre-live abbiamo deciso proprio anche questo titolo, no? Ikigai e LinkedIn, strumento e supporto alla carriera, perché se parliamo di opportunità, se parliamo di persone che ti possono ispirare, dare una mano, con cui ti puoi confrontare, se parliamo di misurarsi con qualcosa di nuovo senza dover per forza stravolgere dalla sera alla mattina il proprio lavoro e la propria carriera, allora lì LinkedIn ha sicuramente oggi qualcosa da dire, forse oggi più che mai, perché, giusto per contestualizzare un po', LinkedIn per tanto tempo è stato considerato solo il luogo dove andare a mettere il proprio CV in modo che un HR ti potesse trovare, quindi per cambiare lavoro o viceversa per le aziende, per trovare le persone migliori. Da molto tempo, ma alcuni lo stanno capendo solo negli ultimi 2 o 3 anni forse, è il luogo dove in realtà costruirti una rete di collegamenti, una visibilità e uno spazio per migliorare la carriera, migliorare la professione, che non vuol dire per forza c'è l'annuncio di lavoro e vado a candidarmi, no? Ma vuol dire fare un po' di laboratorio anche. E in questo il gemellaggio con l'Ikigai, mi pare che anche tu sia d'accordo, è molto forte. Sì, diciamo che c'è un ragionamento, io cerco di dividere sempre questo ragionamento in ciò che sta a monte e ciò che sta a valle, no? Nel senso che tipicamente tutte le strategie che noi possiamo adottare stanno un po' a valle e a monte sta invece un ragionamento su chi siamo, dove vogliamo andare, quale potrebbe essere il nostro ikigai specifico, no? E quindi, come dire, LinkedIn è uno strumento utilissimo che non serve per forza a cercare di diventare influencer, però è utile per 2 motivi, anzi per più motivi in realtà. Il primo è che ha una portata organica molto buona, quindi, come dire, mentre su altri social tipicamente per farsi un po' notare bisogna fare delle sponsorizzate e pagare, su LinkedIn invece se tu dai un contributo di valore questo si diffonderà abbastanza facilmente, ancora per ora è così. Certo. Poi è molto utile perché permette di intrattenere delle relazioni o comunque mettersi in contatto con persone all'interno di un'azienda, con recruiter, con colleghi, persone con cui far partire delle collaborazioni. E l'altro motivo è che esiste LinkedIn Learning, che è un buonissimo strumento, perché ci sono dei corsi che si possono fare per migliorare le proprie skills a livello, ad esempio, interpersonale, ma anche digitale, e hanno un costo, in realtà un costo basso, LinkedIn Learning, cioè relativamente basso, comunque sui 25 euro al mese, se non sbaglio. Comunque dentro ci sono molti corsi che sono davvero utilissimi anche non solo a capire chi siamo, ma proprio anche a mettere in pratica delle strategie per poi cercare collaborazioni oppure riuscire a candidarsi in modo più efficace. Assolutamente, e spinge a imparare, rispolverare, migliorare l'inglese, visto che quasi tutti i corsi sono in inglese, quindi di necessità virtù bisogna affrontare anche questo aspetto. Hai detto delle cose assolutamente evidenti per chi ci passa un po' di tempo su LinkedIn, magari un pochettino di meno per altri, quindi utili ricordarle. Un aspetto che io ho trovato particolarmente vicino tra il percorso di ricerca del proprio Ikigai e il percorso di costruzione della propria visibilità su LinkedIn è il fatto che LinkedIn, in qualche modo, se lo vuoi seguire un po' bene, per esempio compilando il profilo e scrivendo dei contenuti, ti obbliga attraverso anche uno schema a dare delle risposte ad alcune domande. Perché ricordiamo che appunto nell'Ikigai tu devi
in qualche modo completare, no? Per trovarlo, almeno queste quattro aree di ciò che ti appassiona, ciò che sai fare, ciò che può servire per cui essere pagato. E in questo, così rispondiamo anche a un piccolo commento interessante, magari c'è la differenza rispetto a approcci, comunque interessante, ma un pochettino più flat da questo punto di vista. Simona Bargiacchi nei commenti ha citato Simon Sinek e Partire dal perché, che è molto interessante, poi per carità... io lo adoro, no? Però il Ikigai proprio ti pone delle domande, ti permette di costruire un percorso, ecco, per arrivare al centro. LinkedIn secondo me è ugualmente alcune volte, perché quando ti trovi a dover compilare il profilo e quindi trovare una tua headline, dover raccontare in un about, in un'informazione un po' qual è la tua promessa di valore, a decidere quali argomenti trattare in un post, devi farti delle domande, anzi te le fa LinkedIn talvolta, e trovare delle risposte che sono un po' introspettive, se non vuoi prendere la scorciatoia, no? E quindi ti guida un po' in quella scoperta, non so se ti ci ritrovi. Sì, infatti, come dire, fare una presentazione di sé anche sul proprio profilo è il primo passo per mettere a fuoco, no, tutti i vari ambiti dell'ikigai, cioè ti viene richiesto di esprimere un po' chi sei, no? Chi sei, che cosa sai fare, perché potremmo collaborare o perché potrei decidere di assumerti o di chiederti una consulenza. E lì bisogna trovare un modo, e per trovare un modo però dobbiamo saperlo prima, dobbiamo saperlo noi, no? Come dicevi tu giustamente, nella headline, che cosa vado a scrivere? Io la cambio poi continuamente, perché secondo me è giusto anche che uno acquisisca mano a mano delle consapevolezze, quindi cambia. È anche un tema di mercato, sempre un po' un venirsi incontro tra quello che siamo noi e quello che il mondo ci chiede, soprattutto il mondo del mercato lavorativo, e l'Ikigai ci aiuta a trovare un po' l'intersezione. LinkedIn è molto utile in questo senso, perché ci permette di parlare direttamente con i nostri potenziali clienti o le aziende, perché, le aziende sono fatte di persone come noi, cioè i recruiter sono persone come noi, vivono anche le loro giornate come facciamo tutti noi, quindi non bisogna aver paura anche di scrivere e dire possiamo parlare un attimo? Di solito gli altri professionisti, specialmente se sono magari anche proprio degli specialisti in un campo, di solito hanno piacere di confrontarsi e parlare, quindi LinkedIn è veramente permette anche di presentarsi senza fare troppa fatica, perché se uno ha un profilo ben curato, appena manda un messaggio e l'altro guarda il profilo, c'è subito tutto lì. Da questo punto di vista possiamo dire che l'Ikigai è il momento in cui ci mettiamo a fuoco, magari grazie a un libro o grazie, meglio ancora, a un supporto di un esperto, e LinkedIn diventa un po' il laboratorio in cui incominciamo ad applicare, a testare, a confrontarci, perché finché siamo chiusi solo nel nostro schermo, magari noi ci facciamo anche un film che poi sulla realtà potrebbe essere un po' disatteso, invece c'è un confronto immediato. In quel caso potremmo dire che nasce prima l'Ikigai e poi LinkedIn, però in alcuni casi, per persone magari che hanno meno opportunità o che ancora non l'hanno fatto, LinkedIn può anche aiutare a trovare le risposte e poi a fare da laboratorio. Sicuramente le due cose possono andare in ordini diversi, mi verrebbe da dire. Sì, possono andare in parallelo oppure essere anche in un rapporto circolare, in un certo senso, in cui si influenza reciprocamente, perché LinkedIn permette di fare dei test a costo zero. Test a costo zero sono banalmente i post o gli articoli o le newsletter o il fatto di poter parlare con qualcuno. Sono dei test per capire un po' se il nostro Ikigai è completo, cioè magari abbiamo capito che cosa piace a noi, ma è effettivamente qualcosa che può interessare. Il riscontro lo troviamo o non lo troviamo, comunque sia abbiamo un feedback, e LinkedIn ci permette di farlo senza dire devo aprire una mia attività e vedere come va, aprire partita IVA. No, fai dei post su LinkedIn ad esempio, vedi come va, che cosa ti dicono le altre persone, cosa ne pensano.
Quindi, se volessimo fare un po' back to basics, per chi può averne bisogno, anche se magari chi segue una LinkedIn Live è già un pochino esperto, ma non sappiamo, anche perché poi questa nostra chiacchierata andrà su YouTube come video, diventerà un podcast, costruire un profilo solido in cui esprimere il proprio Ikigai, senza doverlo chiamare per forza così, però far capire chiaramente qual è la nostra posizione. E qui c'è un aspetto molto interessante, al di là di qual è il proprio ruolo di oggi al lavoro, cioè uno oggi può fare un certo lavoro, non deve mentire, chiaramente lo scrive, ma può incominciare a raccontare anche una storia un po' diversa di dove vuole andare. Io uso sempre una metafora nella mia formazione, che è il CV è una fotografia di quello che hai fatto fino a l'ultima volta che l'hai aggiornato, si spera recentemente. Su LinkedIn ci puoi aggiungere il futuro, il cosa vuoi fare, il dove ti posizioni, la direzione dove vai. Quindi il primo solido è un profilo che esprima quello che tu hai studiato rispetto alla tua identità e al tuo posizionamento. Se te lo tieni solo nel taccuino, gli altri non lo capiranno, penso tu sia d'accordo. Due, sviluppa un network, quindi chiaramente hai delle persone, citavi, gli HR sono esseri umani, meno male che l'hai detto, no? Perché alcuni hanno un timore reverenziale, invece è anche giusto approcciarsi nel corretto modo eventualmente, ma persone che fanno già un percorso simile, persone complementari, esperti, scrittori, formatori a cui magari fare una domanda, siamo tutti molto aperti a confrontarci e dare una risposta. Quindi costruire un network e incominciare ad andare in quella direzione. Se io ho sempre fatto il customer service in un'azienda, adesso voglio fare tutt'altro, la mia rete magari era più in quel mondo lì, adesso la incomincio a spostare con nuovi collegamenti nel mondo che mi interessa. E il terzo è vivere la community, hai citato scrivere post, magari qualcuno all'inizio fa un po' fatica tecnicamente a trovare il tempo, a trovare l'audience, ma anche mettersi nelle conversazioni, commentare i post di altri, seguire una live e commentare, leggere post relativi a un certo hashtag, quindi vivere la community. Se vogliamo proprio ridurlo al minimo, questi sono i tre aspetti essenziali da mettere in pratica subito. Sì, una preoccupazione a volte è anche magari trovare le idee, oppure anche il timore di esporsi. Però siamo abituati in realtà a idee anche molto polarizzate, quindi bisogna un po' superare questo timore, perché poi i vantaggi dopo sono tanti. Sì. Allora, già qualche minuto che chiacchieriamo, si sono sviluppate un po' di riflessioni, domande, confronti anche nella chat. Il nostro caro StreamYard, la piattaforma che stiamo usando, oggi non mi permette di condividere le domande dalla chat, quindi le leggerò, adesso vediamo se riesco a copiarle e incollarle in un modo un pochettino più manuale. Però intanto magari ne leggo alcune, parto da quelle più recenti, non me ne vogliono i commentatori, ma perché mi è più facile banalmente per lo scroll. Allora, persone che insomma si trovano d'accordo, quanto magari anche la pandemia ci ha un pochettino spinto a questo, no? Lo smart working, le grandi dimissioni, insomma il tema del benessere, quindi persone che confermano. Ecco, qualcuno richiede il titolo del libro. Paolo Negri ci chiede se puoi recitare. Lo rinquadro se si vede. Banalmente Ikigai, quindi un titolo molto difficile. Bettina Lemke, questo è edito da Giulietti, se non sbaglio. Sì. Ok. Ecco, qualcuno che fa un po' anche magari un lavoro simile al tuo, non so se tu ti trovi d'accordo, Barbara Grillo dice libro interessante, concetto interessante, ma magari aiutando le persone io preferisco usare dei concetti che possono apparire un po' più semplici ma magari più comprensibili a tutti, no? Quindi semplificare un po' lo schema e l'approccio, non so se trovi che sia complicato, se tu hai avuto questo tipo di riscontro usando il concetto dell'Ikigai. Ma allora, diciamo che questo libro è scritto in modo talmente semplice e chiaro che è difficile trovare qualcosa di più semplice. E poi, come dire, io sono d'accordo sul fatto che si debba comunicare in maniera digeribile e potabile, in qualche modo, però allo stesso tempo noi dobbiamo, cioè se ne sappiamo un pochino di più perché abbiamo studiato determinati argomenti, dobbiamo anche aggiungere quel pizzichino di difficoltà per smuovere un ragionamento, se no difficilmente si muove qualcosa poi nelle persone. Certo.
Allora, un paio di punti interessanti. Sto facendo un copia e incolla molto grezzo, ma almeno riusciamo a mostrare anche. Allora, uno di Simona Bargiacchi, che già prima citava Simon Sinek, dice: l'attività su LinkedIn può completare. Ah, ecco, si è tagliato il commento giustamente, scusate. Allora lo leggo: può completare quella parte della nostra missione che non sempre possiamo esprimere al lavoro. Questo è anche interessante, no? Quindi sviluppare dei side project, degli interessi a fianco che magari poi diventano qualcos'altro. Sì, e io penso che, cioè io sono un grande sostenitore dell'alternanza tra part-time e lavoro in proprio, nel senso che secondo me è proprio il modello migliore per raggiungere questo ikigai. È chiaro che lavorando full-time per un'azienda che ti dà determinate condizioni da rispettare, a meno che uno non è proprio fortunatissimo, magari è un po' difficile, no? Specialmente se uno magari fa un lavoro molto ripetitivo, o non so, ad esempio lavorando in fabbrica, magari in una catena di montaggio, ad esempio, cioè può essere difficile. Però ecco, mettere intorno al lavoro tutte queste altre cose che ci fanno invece sentire un pochino più realizzati e ci fanno esprimere noi stessi, poi al di là del livello di realizzazione professionale, allora quanto più riusciamo a farlo, quanto più poi stiamo meglio, ecco. E poi magari può diventare anche un lavoro. Io per esempio, adesso sembra un po' strano perché è una scatola nella scatola, mi occupo di LinkedIn, stiamo parlando su LinkedIn, ma io facevo altro quando ho incominciato a interessarmi di LinkedIn ed era un tutt'altro perché mi occupavo dell'aspetto commerciale di una casa di produzione foto e video, di cui sono anche socio, quindi proprio un business in cui mi ci ero buttato, che mi piaceva per carità, ma in cui cominciavo a non riconoscermi totalmente, no? E la parte invece di consulenza, formazione, aiutare le persone, divulgare, era inizialmente una cosa appunto che ho sperimentato su LinkedIn, ma che non era il lavoro, no? E poi si è sviluppato, ecco, un grande vantaggio oggi, grazie alle tecnologie abilitanti, e LinkedIn è una di queste, ma poi per carità ce ne possono essere altre, quella anche di far crescere da una passione, un interesse, magari trovato col proprio Ikigai, via via magari a un lavoro secondario, un part-time e magari diventa la propria carriera poi. Esatto, sì, il cosiddetto side hustle, quindi permette di appunto magari iniziare a svolgere un'attività con un basso livello di rischio di investimento e poi pian piano vedere come va. Può rimanere un hobby, magari invece poi prende piede e diventa un lavoro. Ok, allora condividerei questo spunto di Raffaella. Se non capisco male, parliamo di personal branding, occorre imparare a vendersi la propria professionalità anche per i più introversi. Io ho un pensiero, ma lascio te prima commentare, Riccardo. Ma allora, il personal branding secondo me rientra nelle strategie e quindi è qualcosa che viene dopo, cioè il personal branding è noi che andiamo verso l'esterno e diciamo io sono questo e ricordatevi di me per questo, però uno deve prima capirlo chi è, dove sta andando, se no non funziona. E quindi sì, se uno è un po' più introverso, magari può essere difficile, come dire, il primo passo, ma vi assicuro che poi in realtà, comunque stando dietro uno schermo e mandando messaggi, non serve essere così estroversi, anzi, forse favorisce questa modalità di comunicazione perché riusciamo a pensare meglio, con più calma, magari in una conversazione di persona faremo più fatica. Allora, una nota un po' meno positiva, giusto per, se no sembriamo solo entusiasti di tutto. Paolo invece che pensa sia un po' difficile o addirittura dice impossibile coniugare la soddisfazione personale nel lavoro dipendente. Difficile Ah, ok. generalizzare, non so cosa ne pensi. Ma rimango un po' perplesso nel senso che lavoriamo sempre per qualcun altro, cioè che abbiamo dei clienti come liberi professionisti o che il nostro cliente sia l'azienda, lavoriamo sempre per qualcun altro, quindi non possiamo mai decidere al 100%.
chi è davvero, che cosa fare o vendere, no? Cioè bisogna sempre un po' venirsi incontro, no? Il concetto dell'ikigai dice proprio questo, cioè trovare un punto di incontro tra quello che sappiamo fare, che amiamo fare, e quello di cui il mondo ha bisogno e per cui è disposto a pagare. Perfetto, allora qualche commento ancora che leggo così. Antonio su sta LinkedIn, è un continuo laboratorio, non è mai finito. Qua c'è l'aspetto positivo e l'aspetto per alcuni un po' frustrante, che va sempre un po' rincorso nelle sue novità, però direi cerchiamo di tenere il famoso FOMO, Fear of Missing Out, fuori da LinkedIn. Possiamo prendercela un pochettino più tranquilla, diciamo, su LinkedIn, però ecco, le novità non mancano e gli strumenti continuano un po' a cambiare. Sì, 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 diciamo che ci sono sempre delle novità, ma sì, non sono neanche così, così veloci in realtà, e tendenzialmente sono dei miglioramenti che non sono mai dei stravolgimenti. Magari altre piattaforme vanno un po' più veloci, però sì, in realtà poi uno si aggiorna anche automaticamente. Può essere utile magari iscriversi alle newsletter di settore, magari proprio delle stesse aziende, no? Quindi magari il blog di LinkedIn che manda le notizie sugli aggiornamenti, così uno non deve fare neanche lo sforzo, arriva l'email, legge gli aggiornamenti, quali sono, e si va avanti. Vero. Sì. Allora, vediamo ultime due domande, poi una considerazione di chiusura e direi che lasciamo la live. Allora, domanda o diciamo così, battuta, provocazione, vediamo se riesco a incollarla al volo, di Luigi che dice, parafrasando la citazione, il tentativo di arrivare all'ikigai è esso stesso l'ikigai, in qualche modo, non so. No, allora, direi che no, nel senso che, vabbè, la ricerca è una cosa interessante, la ricerca di se stessi, del proprio ikigai, però ecco, tra la fase di testing e la fase poi di prototipo e di messa in atto, quindi di azione, ci sono delle differenze abbastanza importanti, sono legate ovviamente, ma ecco, una ricerca di se stessi forse non si conclude mai, sì, su questo sono d'accordo, e siamo sempre in evoluzione, anche noi come persone, quindi difficilmente diremo questa è una cosa che sono io per tutta la vita. Cioè, tipicamente noi, anche per il fatto che il mercato del lavoro, la società cambia continuamente, anche noi cambieremo a livello personale, a livello di carriera, e diventeremo tante cose diverse nel corso della vita. Quindi in questo senso posso essere d'accordo. Sì, infatti lui diceva magari alcune volte è difficile, quindi uno alla fine nel cercarlo, no, quasi si soddisfa più che nel raggiungerlo. Qualcun altro infatti dice difficoltà nel trovare lo spazio giusto, eccetera. Allora, diciamo che questo forse è il motivo per cui più che il fai da te, come in molte cose, avere un supporto aiuta, no? Cioè, perché io potrei col mio esercizietto, il mio libro, magari darmi delle risposte facili che non vanno veramente al centro, mentre invece se mi aiuta una persona esterna, esperto in questo, è più facile e più rapido arrivare a una risposta vera, probabilmente, quindi puoi andare ad applicarla. In questo vorrei anche dire che ci sono diversi commenti e ringrazio di persone che fanno un lavoro di consulenza di carriera, psicologia, eccetera. Cito anche mia amica Francesca Scelsi che ci sta seguendo, che ha attivato un progetto interessante che si chiama proprio Azioni Ikigai da qualche tempo. Inutile dire che sono grandi sostenitrici, visto che è un progetto al femminile, di questo concetto e anche loro appunto ne parlano spesso e aiutano ad applicarlo. Un ultimo paio di domande che mi sembrano interessanti. Allora, Pasquale, se scopriamo di non avere i titoli e la formazione ufficiale per fare quello che si vorrebbe e raggiungere il proprio Ikigai, cosa fare? Quindi come colmare un po' questo gap che potremmo trovare? Allora, lato LinkedIn, tu hai citato LinkedIn Learning, per esempio. Però direi che ci sono mille opzioni oggi, no? Cosa pensi? Sì, esistono. Oddio, poi dipende. Cioè, se uno scopre che vuole fare l'astronauta e ha studiato psicologia,
non lo so. Molto lontano. Però magari invece ci sono, non so, ad esempio se io voglio mettermi in proprio e mi mancano delle abilità di marketing, ok, prendo, vado su Google Digital Training, ci sono i corsi gratuiti, me li faccio, ho un'infarinatura, oltre appunto a LinkedIn Learning, che comunque contiene anche informazioni di questo tipo. Quindi se c'è un gap va colmato. È proprio così, esatto. Senza avere, come dire, farsi problemi a chiederlo. Domanda interessante anche da Valentina Guercio. Un esempio pratico della vostra applicazione dell'Ikigai: è stato facile l'inserimento nella società lavorativa odierna? Perché oggi riscontra difficoltà nel trovare lo spazio giusto che accetti il proprio Ikigai, come appunto dicevi, lo spazio di compromesso. Io magari posso dare una mia micro testimonianza che mi sono reso conto leggendo il libro quest'estate, che stavo applicando in modo un po' inconsapevole. Per me uno degli aspetti, diciamo un po' quelli più legati anche alla vocazione, è l'aspetto di divulgazione e l'aspetto di soprattutto orale, no? Diciamo il public speaking, eccetera. E con questa consapevolezza oggi nelle mie attività lavorative, che voglio far diventare un piacere, cerco di mantenere quanto più possibile, per quanto online, questo aspetto, quindi fare una live, registrare un video, fare degli speech, eccetera, no? Cosa che avrei potuto, potrei anche non fare, limitarmi alla forma scritta, ma visto che ho capito quanto è importante per me questo aspetto, gli do un po' più spazio, anche se non è poi la parte che mi paga direttamente, no? Cioè non è il lavoro produttivo. Questo per dare un micro esempio, se poteva rispondere alla domanda di Valentina, magari tu ne hai uno più calzante. Ma diciamo che la mia idea è che non è facile, ma non è così difficile come vogliono farci credere. Vogliono, nel senso, come magari a volte vogliamo noi credere, forse, perché poi c'è anche un aspetto che magari è un po' difficile da accettare. Però noi abbiamo delle resistenze al cambiamento, tutti abbiamo resistenze al cambiamento, e a volte ci mettiamo i bastoni tra le ruote da soli, ci difendiamo rispetto a delle possibilità di evoluzione personale, perché l'ignoto un po' ci fa paura. Quindi dico, prima di cercare di vincere le resistenze del mondo esterno, forse è il caso di guardare dentro se stessi se non ci sono delle resistenze che ci stanno tenendo lontani dal raggiungimento dei nostri obiettivi. Mi piace molto questa risposta, direi che la teniamo proprio come conclusione allora, perché ha alzato sicuramente il livello. Bene, allora io, Riccardo, ti ringrazio molto a nome mio per aver accettato questo invito, per aver speso questo tempo. Tanto so che non hai finito di lavorare, per cui appunto ti lascio andare. Giornata impegnativa, ma hai trovato il tempo anche per questo. E ti ringrazio a nome anche di chi ci ha seguito, perché mi pare di capire che abbia ispirato molte persone con quello che hai raccontato. Quindi grazie ancora, buon lavoro. E seguitelo, mi raccomando, su LinkedIn, chi già non lo fa, perché ogni giorno, insomma, molto di frequente ci aiuti a riflettere con i tuoi post. Va bene, grazie mille per avermi invitato. Figurati, ciao, buona serata. Ciao, ciao a tutti. Ciao.